magari non sono nemmeno pensate da personale che lavora, forse è giusto dare il nostro contributo, no? Sì, io penso che il problema finora di territorio e ospedale generale per un soccorso è stato di non parlarsi. I problemi relazionali sono stati questi. L'esperienza precedente ci ha insegnato che quando abbiamo lavorato nei pronto soccorso, abbiamo fatto 10 anni di collaborazione lavorando sia dentro che fuori i pronto soccorso in cui lavoravamo sono quelli un po' più 118 friendly, diciamo, quindi insomma, ora prendo parte anche il telefono, è finita. E quindi io penso che il futuro sarà solamente quello, cioè di parlare tra di noi, di collaborare tra di noi con progetti e soprattutto sapere ognuno quello che fa quell'altro, perché se io so come lavora il pronto soccorso lavoro meglio sul territorio, se il pronto soccorso sa quello che noi facciamo sul territorio capisce e gestisce meglio i pazienti, quindi il futuro sarà necessariamente di collaborazione, perché se no scoppiamo tutti. Allora, se volete si può cominciare, che dite? Sì. Allora, penso, Gabri, che già nella presentazione del meeting forse avevi già detto qualcosa te, però ecco, l'obiettivo di questo incontro di oggi è farvi solamente cercare di farvi capire e di dirvi quello che noi facciamo in merito al supporto dell'ossigenazione e supporto della ventilazione sul territorio adattato all'emergenza Covid. Quindi sia io che Federico vi parliamo praticamente solo della parte preospedaliera, per farvi capire come a volte vedete i pazienti che vi arrivano e quali sono le motivazioni che stanno dietro a queste scelte cliniche. Noi come territorio, come, non so se vi siete accorti, noi vi do un po' la sensazione che abbiamo vissuto noi in questa emergenza Covid, siamo stati un po' abbandonati dai nostri sistemi dirigenziali e ci siamo dovuti un po' auto-organizzare, dai DP alle procedure cliniche. Quindi quello che vi illustrerò fa parte di un'organizzazione molto condivisa tra noi professionisti sanitari, ma che la nostra dirigenza, sia medica che infermieristica, conosce poco e fondamentalmente non ha nemmeno istituito, non ha nemmeno reso ufficiale. Quindi questo è quello che facciamo tutti, ma che nessuno probabilmente vuole dire. Questo un po' è stata la storia del 118, perché anche sui DP ci siamo organizzati, ci siamo vestiti da Teletubbies con le maschere di Decathlon perché non avevamo le FP3, ci siamo messi le buste della Coop sui piedi perché non avevamo i calzari, ci siamo messi tutti improponibili perché non avevamo le misure, insomma, quindi è stata una storia di auto-organizzazione sul territorio. E quello che vi illustro e che vi illustreremo insomma, in questa piccola presentazione, breve presentazione, è frutto della nostra organizzazione personale come gruppo di medici e di infermieri. Allora, io partirei con l'ossigenoterapia. Allora, scusate, facciamo questo passaggio. Se me lo fa fare. Allora, Federico, mi dai un feedback che si vede lo schermo? Io vedo te, Mario. Bene. Allora, vediamo un attimino. Scusate, ma questa piattaforma la conosco poco. Ok, ora ci dovrebbe essere lo schermo e vediamo se parte la presentazione. Ok, bene. Perfetto. Ok, allora partiamo dalle cose più semplici. Allora, quello che abbiamo cercato di capire quando tutti ci dicevano che bastava, che questa era solamente un'influenza e non c'era nessun pericolo e che poteva andare praticamente nudi su tutti i pazienti, era riuscire. Io vi risparmio tutta la parte di letteratura e di studi, che sono pochissimi, sono pochi pazienti e sono fatti in settimi che non sono sopra
proponibile a quello preospedaliero. Però ecco, il problema maggiore che abbiamo avuto era riuscire a capire qual era la diffusione dei droplets e degli aerosol attraverso i pazienti. Questo è lo studio di riferimento per quanto riguarda la permanenza sulle superfici, ma ci interessava relativamente perché quello poi era una cosa che riguardava più la sanificazione dei mezzi, eventualmente il contatto delle mani, ma soprattutto la parte che riguardava la persistenza in aerosol e in droplets del virus e delle particelle nell'aria. Abbiamo visto che c'era una buona persistenza, questo è un comparativo con la SARS, la prima SARS, rispetto a questo che è il Covid 2019. Abbiamo cercato di capire quando dovevamo fare supporto ventilatorio, supporto di ossigenoterapia, la cosa comportava l'aggiunta di una fonte di ossigeno alla diffusione del virus. Questo studio del 2014 faceva vedere come l'aggiunta di supporti per l'ossigenoterapia dalla maschera semplice agli gli occhialini ad alto flusso, le cannule nasali invece a basso flusso, la Venturi e le maschere con reservoir, comunque portavano ad un aumento della diffusione e della contaminazione, del rischio di contaminazione per l'ambiente circostante. Allora noi dovevamo fare una scelta, perché fondamentalmente l'indicazione era proteggere e mettere una maschera chirurgica al paziente, mettere noi una maschera chirurgica. Queste sono state le prime indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità recepite quindi in Italia, e riuscire a capire come, levando la maschera chirurgica dal paziente e aggiungendo una fonte d'ossigeno, noi rischiavamo perché avevamo una protezione che era la maschera chirurgica e che ne era assolutamente un filtrante. Quindi leviamo la maschera al paziente, gli mettiamo l'ossigeno, questo diffonde il virus e non siamo protetti. Bene, quindi la cosa migliore era lasciare la maschera al paziente. Abbiamo visto che quando, sempre da questo studio del 2014, quando mettiamo qualsiasi fonte d'ossigeno, che siano a basso cannule a basso flusso, ad alti flussi, rispetto anche a pazienti che non hanno ossigenoterapia, comunque la maschera sul volto del paziente protegge l'operatore e l'ambiente circostante. Quindi la nostra prima scelta è stata di utilizzare un supporto che avevamo sul territorio, che sono le nasocannule a basso flusso, quindi gli occhialini nasali, lasciando la maschera sul paziente. Questo era dettato dal fatto che noi avevamo e abbiamo poche disposizioni di pochi filtranti, e quindi questa era la scelta più conservativa e più protettiva per l'ambiente circostante e per l'operatore che fa ossigenoterapia. Quindi il nostro primo step su un paziente che ossigena poco è quello di mettere gli occhialini nasali e di lasciare la maschera sul volto del paziente. Vi faccio vedere quello che è lo chart che poi noi abbiamo elaborato, che prevede i vari step di ossigenoterapia. Abbiamo utilizzato come cutoff per la saturazione dell'ossigeno il 90%, quindi tutti i pazienti che in aria ambiente non raggiungevano il 90%, facevamo ossigenoterapia. Il primo approccio è stato con nasocannula, quindi a bassi flussi, e se raggiungeva il target di saturazione desiderata ci fermavamo e trasportavamo il paziente, altrimenti andavamo allo step successivo. Lo step successivo lasciava due scelte al professionista sanitario: o la maschera semplice, quindi senza reservoir, o la maschera con reservoir, ha un flusso di litri maggiore rispetto alle cannule nasali, quindi agli occhialini. A questo punto però il flusso maggiore imponeva al professionista sanitario una protezione che sia filtrante anche e non solamente protettiva delle vie aeree. Quindi quando noi mettiamo e passiamo dagli occhialini nasali al paziente a una maschera con reservoir, una maschera semplice a 10 litri, proteggiamo le nostre vie aeree con un filtrante vero e certificato. Primo step è la P2. P2 protetta da chirurgica in modo da poterla riutilizzare. Sapete, ci sono
vari metodi, estendere la durata del filtrante B2 nel tempo per poterli utilizzare vista la carenza, e quindi noi li utilizziamo, utilizziamo questo semplice meccanismo, cioè di proteggerlo che l'area chirurgica dalla contaminazione e poterlo utilizzare su più pazienti. Quando poi con la maschera semplice, con la maschera con reservoir, non raggiungevamo il target desiderato, lo step successivo era la maschera di Venturi. Allora, la maschera di Venturi deve essere, per chi lavora sul territorio, in presenza di paziente sospetto confermato Covid, uno step da, io gli dico sempre di non raggiungere mai, perché gli alti flussi della maschera di Venturi e l'accelerazione col sistema di Venturi porta a un'ossigenoterapia a flussi così alti con una contaminazione, con un rischio di contaminazione altissimo, che richiederebbe un filtraggio non solamente del P2 ma addirittura P3, quindi con un filtraggio delle vie aeree per l'operatore e proteggere le vie aeree dell'operatore altissimo. Questo è quello che ci dice la letteratura. Quindi, se è possibile, la Venturi noi non gli mettiamo a nessuno. Quindi, prima gli occhialini nasali. Se non funzionano gli occhialini nasali, andiamo sulla reservoir o sulla maschera semplice. Se non funziona e non ce la facciamo a raggiungere i target di saturazione, possiamo utilizzare la Venturi. Però la Venturi ci pone ad un rischio importante di contaminazione. Direi che la Venturi si pone allo stesso livello della ventilazione non invasiva, come rischio di contaminazione, come rischio di diffusione dei droplets di virus. Questo è il primo step. Ora Federico vi parlerà degli accorgimenti che poi abbiamo fatto e abbiamo utilizzato per la non invasiva sul territorio. Va bene? Sì, togli. Ottimo. Non so se, ecco, se intanto qualcuno voleva, mentre Federico si preparava, avevate dei dubbi o volevate chiedere qualcosa su questa parte. Gabri, ci fermiamo, facciamo ora uno step per se c'è qualcuno vuole chiedere qualcosa. Se c'è qualcuno vuole fare le domande, le può fare, ma basta aprire il microfono. Se sì, può. Mattia, ho visto, voleva parlare. Sì, scusatemi, no, volevo chiedere, mi sentite? Buongiorno sì, Mattia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per gli inviti sempre. No, vi volevo chiedere una cosa, c'è possibilità di registrare queste cose che dite per poi proporle agli assenti? In qualche modo non è io posso sulla io presentazione, scusatemi, io posso mandare o la presentazione agli algoritmi che vi facciamo vedere, i video che vi farò vedere, quindi questo va lo bene. Potete liberamente diffondere, visto che non ha proprietari, non c'ha copyright e non è nemmeno sempre, allora, scusatemi per l'interruzione. Comunque eventualmente possiamo anche fare, ora non dico questo mese, però un'altra riunione, magari anche il mese prossimo, e ripresentarla, no? Se non ci siamo. Se oggi manca, ha visto, perché purtroppo noi magari per turni, chi è nelle stanze non può esserci, però magari è interessato di sicuro, insomma. Quindi la riproponiamo e in quel caso allora Mattia magari facciamo con Antonio come abbiamo fatto per altre cose, la registriamo se per Mario e Fede va bene, così per che poi dopo anche gli specializzanti la mettono nel canale. Poi è chiaro che anche in Simeu ci interesserebbe rifarlo, ma insomma questo poi va bene, perfetto, sì, per me va benissimo, come anche il materiale, ve lo mando ed è tutto libero, potete utilizzarlo e metterlo sui canali che volete, qualsiasi cosa. Ok, andiamo avanti, ci sono altre domande? Vado avanti, Gabriel? Sì. Ok, allora vi metto la presentazione, un secondo. Vedete? Sì. Ok. Allora, io intanto ringrazio Gabri per averci dato questa possibilità, perché anch'io credo
fortemente sulla possibilità formativa che ci dà gli incontri tra due strutture diverse, cioè tra l'ambito extraospedaliero e quello ospedaliero, proprio per comunicare di più. Allora, grazie Mario per la presentazione che efficace è stata. Io vi parlo della CPAP e della ventilazione non invasiva, poi dopo Mario farà un'altra presentazione sul percorso di intubazione e poi io vi riparlerò della ventilazione invasiva nella Covid. Allora, come diceva Mario, abbiamo fortemente sentito proprio la necessità appunto di divulgare quella che è un'informazione certa sulla gestione del paziente dispnoico, ovviamente un'informazione che è soggetta a modifiche perché, come tutti sappiamo, è tutto in divenire, ma soprattutto abbiamo sentito la necessità di trasmettere tra gli operatori, proprio perché siamo stati abbandonati dalla nostra dirigenza, la consapevolezza dei rischi che comportava la manipolazione delle vie aeree, sia nei confronti dell'operatore non opportunamente protetto che nei confronti, diciamo, del paziente stesso. Quindi è stato un lavoro abbastanza intenso di ricerca bibliografica, è difficile perché la maggior parte degli studi, sia esperienziali che appunto osservazionali, con una potenza statistica relativa, alla fine erano stati fatti tutti in ambito intraospedaliero, quindi noi abbiamo dovuto prendere queste raccomandazioni, adattarle all'ambiente extraospedaliero, ma soprattutto al nostro ambiente, perché ogni realtà preospedaliera è diversa l'una dall'altra. Allora, io non so se avete visto questo studio di Gattinoni, che è stato un po' la chiave di volta, tra virgolette, diciamo, della gestione dei pazienti con polmonite da Covid-19. Gattinoni banalmente dice che la polmonite da Covid-19 è un'entità nosologica a sé stante con due fenotipi, il fenotipo L e il fenotipo H, che sono diciamo distinguibili tra di loro attraverso la TAC torace, che è il miglior metodo per definirli. Oggi anche l'ecografia del torace sicuramente ci dà delle indicazioni importanti su questo. Ovviamente in ambito preospedaliero, ritorno indietro, questi due fenotipi hanno caratteristiche fisiopatologiche totalmente diverse l'uno dall'altra e quindi anche una diversa gestione, un diverso approccio di tipo ventilatorio. Ovviamente in ambito preospedaliero la TAC non ce l'abbiamo, quindi è difficile capire su quale tipo di polmone stiamo lavorando. Gattinoni dice anche, sicuramente un grande esperto, che si può riuscire a capire in modo grossolano quale polmone stiamo trattando calcolando la compliance e la risposta clinica all'applicazione della PEP. Ovviamente tutto molto difficile in ambito preospedaliero, a meno a parte qualche eclettico con ventilatore polmonare, però nel nostro ambiente questo è diciamo assolutamente complesso. L'unico, diciamo, le strategie terapeutiche che possono essere messe in atto vengono scelte in base alla clinica di presentazione, diciamo, del paziente e ovviamente alla risposta ai vari trattamenti. Per quanto riguarda la CPAP e la NIV, dall'inizio della pandemia ad oggi ci sono stati pareri discordanti sull'utilizzo di queste tecniche, anche perché inizialmente era stato dato, gli era stata data per l'etichetta di procedura pericolosa, nel senso che poi effettivamente lo è anche, che deve essere fatta dentro stanze a pressione negativa, che ha un alto potenziale di aerosolizzazione, che ritardava l'intubazione dei pazienti perché veniva inizialmente considerata il gold standard nella terapia di questo. Oggi, dopo alcuni mesi di pandemia, cioè con un pochino più di consapevolezza anche sulla gestione di questi pazienti, si è visto che l'applicazione precoce della non invasiva e della CPAP riduce il numero di pazienti intubati, quindi il carico sulle terapie intensive. Anche quando associata a tecniche come per esempio la pronazione, può avere appunto dei risvolti importanti e positivi sull'outcome di questi pazienti. Anche in ambito territoriale la nostra esperienza ci dice che comunque la ventilazione non invasiva ci offre una terapia ponte, diciamo, per portare questi pazienti in pronto soccorso e poi trattarli, diciamo, con tecniche molto più fini.
Le problematiche fondamentalmente nel territorio sono la difficoltà d'applicazione di questi device su pazienti molto agitati, l'obbligatoria rimozione di schermi protettivi posti sul paziente, banalmente la mascherina, come diceva Mario precedentemente, e lo stretto contatto che c'è tra il professionista sanitario e il paziente. Un altro problema rilevante è che la maggior parte dei nostri mezzi, sia medicalizzati che infermieristici, a parte appunto l'automedica che hanno il ventilatore polmonare, sono provvisti di un device per la CPAP, che è la CPAP di Bussignac, che come sapete tutti, per garantire un livello di pressione espiratoria sfrutta l'accelerazione e la collisione delle particelle d'ossigeno somministrate ad alto flusso. Quindi, come viene da sé, pensare che è rischioso utilizzare questo device in ambienti confinati come per esempio il vano di un'ambulanza o al domicilio di un paziente, perché la carica virale ambientale diventa particolarmente importante. Un altro problema, proprio per questo, noi abbiamo messo, grazie, questo bisogna rendere merito anche Alessandro Coppa, che oggi non è qui presente, abbiamo assemblato, passatemi il termine, un accrocchio tra virgolette, che dopo vedremo, ma che nella fase emergenziale, nella fase 1, ci è stato molto utile. Un altro problema è che la maggior parte delle interfacce utilizzate, vedete, sia nella CPAP che nella NIV, hanno un'aderenza relativa al volto del paziente. Il gold standard, come tutti sappiamo, è il casco. Purtroppo all'interno, nell'ambiente preospedaliero, soprattutto negli interventi primari, l'utilizzo del casco appunto diventa particolarmente complesso. Negli interventi secondari può avere un razionale, cioè il trasferimento eccetera. Questo è l'accrocchio che vi dicevo precedentemente, banalmente sfrutta, genera una pressione di fine espirazione efficace che arriva anche fino a 20 mm di mercurio utilizzando dei flussi di ossigeno molto bassi, anche di 6-8 litri minuto. Che cosa utilizza? Si vede dall'immagine, utilizza la maschera Ambu, perché questo è quello che abbiamo, un'altra interfaccia da NIV, alla quale viene connesso un filtro HME alla maschera, e che a sua volta questo filtro, come vedete, viene messo se vedete il cursore, viene attaccato praticamente questo manometro, che è il manometro della CPAP di Bussignac per misurare la pressione di fine espirazione. A sua volta viene collegato questo filtro attraverso un raccordo a gomito a un circuito di Maplesson di tipo B, che è il vai e vieni, comune vai e vieni, a cui viene messo sulla via espiratoria un altro filtro. Chiudendo e aprendo la valvola ortogonale, che è questa qua, che è la valvolina del vai e vieni, si genera un livello di pressione di fine espirazione misurato poi sul nostro manometro. Questa è la nostra flowchart vista in precedenza, come la flowchart sulla gestione del paziente dispneico. Vedremo praticamente quando, dopo ossigenoterapia massimale, il paziente ha una saturazione inferiore praticamente a 90 e quindi ci troviamo di fronte al paziente ad alto rischio con un elevato rischio di perdita delle pervietà delle vie aeree. Questi pazienti, se hanno uno stato neurologico non compromesso, cioè una Kelly Scale inferiore a 3 e o uno stato emodinamico normale, possono essere sottoposti a CPAP con valori di PEP compresi tra 5 e 10 cm d'acqua e con l'obiettivo di mantenere la saturazione tra 94 e 98%. Può, se il mezzo di soccorso è provvisto di un ventilatore polmonare, può essere, nei pazienti che presentano una fatica respiratoria importante, cioè che ventilano su punti alti della curva pressione-volume, può essere prevista la somministrazione di una pressione inspiratoria.
quindi si può passare da una tecnica di ventilatoria tipo CPAP a una tecnica di vera ventilazione di non invasiva mediante l'applicazione di una PEEP, però sempre con valori molto bassi, quindi 10 cm d'acqua, e i pazienti in questo caso devono essere strettamente monitorati perché possono crashare molto rapidamente. Se invece il paziente presenta una Kelly scale superiore a 3 e o uno stato emodinamico alterato, ovviamente deve essere gestito invasivamente. Allora, io ora ripasso la parola a Mario, che ci fa vedere quello che sono, quella è la tecnica, diciamo, di gestione della via aerea durante l'era Covid. Mario, ci sei? Sì, sì, se qualcuno ha delle domande nel frattempo, se volete chiedere qualcosa su questa parte. La non invasiva, per noi ora abbiamo sulle automediche abbiamo i ventilatori, quindi fortunatamente sulle automediche abbiamo un po' risolto il problema dell'accrocchio e della CPAP dei noartri, che va fatto vedere Fede, e quindi utilizziamo un ventilatore per fare CPAP. Il supporto invasivo, abbiamo visto che in questi pazienti, ce lo dice la letteratura, aggiunge poco dal punto di vista clinico, aggiunge molto rispetto a quello che invece è il rischio di contaminazione, quindi per quanto possibile cerchiamo di non utilizzarlo. Solamente quando il paziente che è messo in CPAP, monitorando volumi col ventilatore, non ce la facciamo a fargli fare un volume corrente compatibile con sesso ed altezza e statura, quindi rispetto all'ideal body weight, allora noi gli diamo un po' di supporto ispiratorio, sapendo però che a quel punto abbiamo un rischio di contaminazione molto alto. Quindi la ventilazione non invasiva, il nostro modo di ragionare sulla non invasiva è questo: CPAP, Tukur, se abbiamo bisogno comunque con valori di PEP iniziali bassi, poi per raggiungere e titolare all'ossigenazione. Se poi invece non ce la facciamo col supporto espiratorio, aggiungiamo il supporto ispiratorio, consci dell'alto rischio di contaminazione. Mario, volevo dire, sì, che il device che è stato accrocchiato, tra virgolette, è un device ovviamente non validato, però che in base alla nostra esperienza c'è risultato molto utile, ed i pazienti vengono correttamente ossigenati con questo device, quindi funzionare funziona. Ovviamente è un device che è stato messo a punto per una fase di tipo 1, quindi una fase emergenziale. Certo. Allora, c'è qualcuno prima che passi alla parte invece tecnica rispetto alla gestione delle vie aeree, voleva chiedere qualcosa a proposito? Ok, allora per quanto riguarda invece poi la parte invasiva, quindi la gestione invasiva delle vie aeree, rischio di essere ripetitivo, però per dirvi la situazione nostra di protezione e di DP, sappiate che i primi filtranti P3 per le vie aeree sono stati annunciati ieri per mail e ci sono ancora arrivati. Quindi noi in tutta la fase di piena emergenza non abbiamo mai avuto un filtrante P3, che è quello, è il gold standard per la protezione da aerosol, soprattutto degli operatori che gestiscono in modo invasivo le vie aeree, ma anche quelli che fanno rianimazione cardiopolmonare. Siccome noi è una pratica che abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto tranquillamente, abbiamo gestito comunemente, abbiamo sentito veramente l'esigenza di organizzarci. Di organizzarci come protezione, perché siamo tutti operatori sanitari che poi hanno fatto scelte conservative per la propria vita familiare, quindi non siamo andati a stare in alberghi sanitari, ma alla fine del turno di lavoro, come penso molti di voi, rientravamo a casa alle nostre famiglie, quindi cercavamo di essere anche non infettanti per quelli che ci stavano e per i nostri affetti e quelli che ci stanno intorno. Quindi quello che vedrete è molto frutto di questa necessità di unire la pratica clinica e l'efficienza clinica alla protezione dell'operatore in carenza di DP. Allora, poi vi farò vedere anche la flowchart completa. Intanto mi volevo concentrare sulla prima parte, che è la preossigenazione. Per noi sul territorio la fase di preossigenazione è fondamentale. Abbiamo su pazienti che non hanno un'adeguata ossigenazione o ventilazione, quindi gestiamo le vie aeree per problemi di ossigenazione, ventilazione o protezione. Il primo problema che ci si pone è
riossigenare, preossigenare un paziente che poi necessariamente dovremo paralizzare o sottoporre a un periodo in cui l'ossigenazione e la ventilazione non saranno garantite. Quindi la parte che abbiamo affrontato prima per capire come organizzarci fuori dall'ospedale, quindi sul territorio dell'ambiente non protetto, è quella della preossigenazione. La preossigenazione abbiamo concordato, queste sono anche indicazioni concordate a livello internazionale, io ho parlato con Ginducato, Skogwengard, che di solito sono i nostri punti di riferimento a livello internazionale sulla gestione delle vie aeree, e abbiamo concordato di utilizzare sempre un filtro qualsiasi alla bocca del paziente, qualsiasi device utilizzassimo, che fosse un ventilatore con una non invasiva o un semplice pallone di ambu. Di non fornire supporti respiratori ai pazienti che preossigenavamo, quindi di non spremere il pallone o di tenere solamente una valvola PEP o la CPAP sul pallone di ambu o sul vai e vieni, di non mettere, quello che facciamo comunemente, gli occhialini nasali, quindi la doppia fonte d'ossigeno per la preossigenazione, per non aumentare il rischio di contaminazione, e di mantenere il paziente in respirazione spontanea per quanto possibile, visto che non utilizzavamo in questa fase qui il supporto respiratorio, e cominciare a spremere, a dare supporto respiratorio solo quando il paziente non respirava più, quindi quando veniva paralizzato. La tecnica che utilizzavamo, che poi vedremo in un filmato molto breve, vi farò vedere, è quella dei due pollici, la pressione sulla maschera con i due pollici e con le tre dita che tengono la posizione la posizione del collo in estensione o sul collare se abbiamo un paziente traumatizzato. Sappiate che la questione delle vie aeree è una problematica che ci si presenta abbastanza spesso sul territorio, quindi era una cosa che noi abbiamo dovuto puntualizzare fin dall'inizio, perché volevamo essere pronti fin dall'inizio a proteggere i nostri operatori e a cercare comunque di non abbassare il nostro livello assistenziale sui pazienti. Quindi tutti i pazienti preossigenati, una volta preossigenati, andavano comunque paralizzati, perché il fatto che comunque durante la manipolazione delle vie aeree non tossissero ci diminuiva il rischio di contaminazione, quindi non avevamo riutilizzazione. E sul territorio, quella che è la migliore ricetta per la sequenza rapida è una ricetta per pazienti Covid o spetto Covid a basso impatto emodinamico, quindi sicuramente chetamina e paralitico a piene dosi, quindi chetamina per basso impatto emodinamico, esamino liberatore, quindi tutti sappiamo che dopo la somministrazione di adrenalina avremo una breve fase di tachicardia, ma che dal punto di vista emodinamico ci fa poco, ci incide poco, e soprattutto il paralitico dosato pieno, in modo da diminuire il più possibile la reazione delle vie aeree alle manovre di laringoscopia che poi succederanno. Il paralitico che noi consigliamo sul territorio è il paralitico, naturalmente quello con cui avete più familiarità, a me piace il rocuronio, quindi insomma l'esmeron a dosaggio pieno, quindi a 1 o 2 mg per chilo, per avere il paziente non respirante. Solamente quando il paziente ha smesso di respirare possiamo dare un po' di supporto inspiratorio e levare la maschera, in modo che non ci sia rischio di contaminazione, anche perché l'assenza di filtranti, vedrete poi abbiamo anche un altro metodo che diminuisce ancora il rischio di contaminazione, ma il fatto che questo paziente non respirasse, che avesse le vie aeree completamente inerti, quindi fosse completamente paralizzato, ci metteva minimamente al riparo dal rischio di desolizzazione e quindi di contaminazione. Il nostro piano, questo è il proseguo della flowchart completo, funziona a step, come sempre, quindi noi abbiamo, essendo in ambiente non protetto, non avendo backup, non avendo nessuno che in caso
quello che in tutti gli algoritmi ospedalieri c'è, che chiama l'aiuto dell'esperto, per noi non esiste perché siamo gli unici esperti a giro in quel momento, e quindi ci prepariamo sempre al fallimento. Quindi quando vedete i piani preospedalieri, aspettatevi sempre il piano B, C, D, eccetera. Il nostro piano A è sempre il piano che poi utilizza e raggiunge tutti gli obiettivi clinici, con alcune modifiche per il Covid. Quindi noi consigliamo sempre, in caso di gestione delle vie aeree di paziente sospetto Covid, di utilizzare un videolaringoscopio. Il videolaringoscopio, soprattutto quelle a schermo staccato, permettono di tenere la testa dell'operatore lontano dalla bocca del paziente. In caso di arresto cardiaco, stiamo gestendo naturalmente le vie aeree di un paziente in arresto cardiaco, di non fare quello che facciamo comunemente, cioè di fare la laringoscopia diretta o diretta durante le compressioni toraciche, ma di fermare le compressioni toraciche e di confermare il posizionamento, successivo posizionamento del tubo solo con l'entrata dal CO2, evitare l'auscultazione per due motivi: uno, per non contaminare un altro device, un altro strumento, ma soprattutto perché siamo vestiti con una tuta Tyvek, con il cappuccio, e quindi l'auscultazione, l'utilizzo del laringoscopio del fonendoscopio, scusate, non è possibile. In caso di fallimento del piano A, poi lo vedremo un pochettino perché abbiamo anche delle modifiche tecniche che ci aiutano ad aumentare la percentuale di successo di primo passaggio in caso di utilizzo del videolaringoscopio. Il piano B è l'utilizzo di un presidio supraglottico. Io un attimino vorrei fermarmi sui presidi supraglottici, che per noi sul territorio hanno dimostrato una svolta nella gestione delle vie aeree, perché funzionano bene se sono ben posizionati, ben cuffiati, ossigenano e ventilano in modo perfetto. Quindi sono dei presidi che sono assolutamente adeguati alla gestione delle vie aeree, soprattutto sul territorio. Quindi è un piano B, per modo di dire, e noi lo consigliamo come piano di attacco delle vie aeree quando non abbiamo un videolaringoscopio. Su alcuni mezzi di soccorso ancora non abbiamo i videolaringoscopi, quindi quando il paziente deve essere gestito in modo invasivo dal punto di vista delle vie aeree, piano d'attacco, presidio supraglottico, perché permette di stare lontano dalle vie aeree, ossigena e ventila. L'unica modifica tecnica è l'utilizzo di un videolaringoscopio, quindi non infilare le dita in bocca o la mano in bocca per spostare la lingua, come di solito viene consigliato nella tecnica di inserzione presidi supraglottici, ma utilizzare un laringoscopio. Questo poi lo vedremo nel video. Quando anche il presidio supraglottico non è posizionabile, abbiamo sempre la tecnica della ventilazione alla maschera, tenendo bene sigillata la maschera, quindi con una tecnica a due operatori quando le nostre risorse sul territorio ce lo permettono. Quindi un operatore che sigilla la maschera con i due pollici e con la tecnica che avevo fatto vedere per la preossigenazione, ed un altro che eventualmente spreme il pallone, in modo da determinare una aderenza perfetta della maschera al volto e quindi il minimo rischio di contaminazione. Quando naturalmente il paziente non è ossigenabile, non è ventilabile, abbiamo il piano C, l'accesso chirurgico alle vie aeree. Noi sul territorio facciamo con la Calper Finger Pugi Technique, quindi con una tecnica che con device semplici ci permette sicuramente di sapere dove stiamo e di ottenere un ottimo risultato. Questa è una proposta di schema e di checklist anche visiva, visuale, di strumenti che ci permettono di supplire a tutti i piani che dovremo attuare. Vi faccio vedere velocemente la tecnica. Bene, questa è la tecnica di preossigenazione. Già vedete, questa è la tecnica per tenere la maschera, che questa è la tecnica classica, quella che vedete, vi indico col cursore, mentre se andiamo avanti, forse si dovrebbe vedere un pochettino meglio. Ecco, questa è la tecnica invece che consigliamo che comporta naturalmente due mani da parte di un operatore, quindi un altro operatore che eventualmente spreme la maschera, ma permette la perfetta aderenza della maschera al volto del paziente, un minimo rischio di contaminazione. Questa è la tecnica poi in opera sul manichino, in simulazione. Vedete che già compare quello che è un'altra barriera che noi
abbiamo instaurato e che abbiamo sui mezzi di soccorso, ci siamo auto comprate, diciamo, quindi ci siamo autotassati per comprarci questi teli di nylon per coprire il volto del paziente e fare tutte le operazioni sotto questi teli di nylon trasparenti, sia la preossigenazione che poi la successiva gestione delle vie, la videolaringoria. Questo diminuisce e riduce al minimo il rischio di contaminazione. Ve lo ribadisco, noi fino a oggi non abbiamo ancora filtranti P3 sul territorio, quindi questo ci imponeva un'ulteriore protezione dei nostri operatori. Andando avanti, parliamo della tecnica, quindi questa è sempre la tecnica a due mani. Volevo farvi vedere la tecnica che utilizziamo invece per la videolaringoscopia. Vado avanti un attimino col filmato, ecco, fermo qui. Allora, il sistema di ventilazione è già tutto collegato, quindi abbiamo sistema di ventilazione, catetere di mount con foro di ventilazione aperto, vi faccio vedere la preparazione, quindi vedete, sistema di ventilazione, filtro, catetere di mount, tubo orotracheale già collegato, aperto il foro che utilizziamo comunemente per l'aspirazione, passiamo e precarichiamo il bugi, quindi un introduttore frovo a bugi che voi vogliate dentro il tubo, quindi già tutto pronto in modo che non ci siano dubbi, non ci siano rischi di fallimento, per aumentare al massimo la percentuale di passaggio. Questo è il device tutto montato. Noi non vogliamo fare più tentativi, perché più tentativi significa più rischi di contaminazione. Quindi il primo tentativo deve essere il migliore con le migliori armi a disposizione. Questa è la tecnica che ci permetteva, ci consigliavano tutti per avere la maggior percentuale di successo. Vedete che poi la vediamo andando un po' più avanti, se ce la faccio, ecco, perfetto. E questa è la tecnica in azione. Praticamente in videolaringoscopia, quindi lontani dalla bocca del paziente, passiamo il bugi all'interno dell'adito laringeo, lo vedete nel riquadro. Una volta passato il bugi, ci fa scorrere sopra il tubo. A questo punto il paziente non respira e quindi è, diciamo, il rischio di contaminazione è basso. Si cuffia il tubo. Una volta cuffiato il tubo, quindi isolate le vie aeree, l'unico punto di passaggio potrebbe essere il foro di aspirazione del mount, ma il paziente non respira e quindi prima di attaccare, di far partire la ventilazione, chiudiamo a questo punto il foro di aspirazione. A questo punto ci abbiamo il paziente completamente isolato e le vie aeree completamente isolate. La protezione maggiore la otteniamo, come avevo detto, con il telo. Quindi un telo sulla testa del paziente, tutte le operazioni che avete visto prima, fatte, andiamolo velocemente avanti, sotto il telo. Questa è la stessa cosa fatta col presidio sovraottico. Vedete, il laringoscopio diretto, non per fare laringoscopia diretta, ma solamente per aprire la bocca e spostare la lingua. Quindi si apre la bocca, si posiziona correttamente, questa, in questo caso è una maschera laringea, ma può essere anche un tubo laringeo, un King, si cuffia per bene, perché comunque deve essere isolate le vie aeree, poi si procede alla ventilazione. Ok. Questo è per quanto riguarda la gestione delle vie aeree. Quindi vedete che ci sono vari meccanismi che ci permettono di aumentare la percentuale di passaggio al primo tentativo tantissimi anche accorgimenti che ci permettono di diminuire il rischio di contaminazione, che sono l'utilizzo del videolaringoscopio, del bugi, del telo per coprire la testa del paziente. So che in pronto soccorso tanti colleghi hanno progettato degli schermi o dei box di plexiglass. Noi è una cosa che non possiamo fare sul territorio perché non è trasportabile, non è facilmente montabile, e allora col telo abbiamo avviato e abbiamo cercato di raggiungere più o meno lo stesso risultato. Se qualcuno ha domande riguardo questa parte? E la tecnica naturalmente è verificata, quindi c'è, cioè, una tecnica fattibile. Prima di solito, ecco, quello che
noi facciamo quando proponiamo delle tecniche, prima le sperimentiamo e vediamo se sono fattibili, facciamo le modifiche eventualmente per renderle fattibili, poi le diffondiamo a tutti. Quindi non sono tecniche che ci vengono dall'alto, da gente che non l'ha mai fatte, prima le facciamo e poi le diciamo. Quindi questa è una cosa che è fattibile e comunemente si può fare sul territorio. Bene, ci sono domande? Ok. Gabri? No, no, vai, vai Fede. Ha qualche domanda a te, qualcosa? Come fate voi in pronto soccorso? Cioè, come avviene? Intanto grazie, perché comunque è veramente interessante. Secondo me, ora è vero che siamo in un periodo in cui i casi stanno veramente rallentando, però la ventilazione del paziente Covid tornerà molto utile nei prossimi mesi autunnali, ho paura. E io penso sempre a questo, che purtroppo i pronto soccorsi, anche questo di Careggi, che comunque vabbè, è grande quanto vuoi, ma non è stato fatto e pensato per delle emergenze tali, per cui ho ancora le immagini di noi a ventilare i pazienti in NIV, in gialla 2, in aree a pressione non negativa, con dei dispositivi di protezione individuale comunque alti, FP2 ma non FP3. Bisognerà quindi riparlare di questa cosa anche a livello probabilmente societario e non soltanto a livello dell'azienda Careggi, perché insomma finché si tratta di un malato in ventilazione non invasiva è un conto, ma se cominceranno ad arrivarne 10, 20 o come purtroppo è arrivato a Bergamo ondate di 50 malati da ventilare, beh, non si può né lesinare sui dispositivi di protezione individuale e soprattutto bisognerà pensare anche a un'organizzazione che permetta di fare questa ventilazione nel miglior modo in sicurezza per gli operatori. Già mi sembra un non lo so, se è un risultato che abbiamo ottenuto noi con le nostre protezioni oppure il culo e basta, il fatto che nessuno di noi si sia positivizzato dopo tanti turni in quelle stanze chiuse con tutti questi malati in ossigenoterapia ad alto flusso, mi sembra già però ecco, interessantissimo, e quindi ben venga una collaborazione che ci porti poi a essere più sicuri tutti, perché come diceva Mario, alla fine cerchiamo di fare sempre il bene del malato, ma poi vogliamo anche tornare a casa e essere tranquilli di non portare questa maledetta malattia a chi non se lo merita, insomma, a chi non ha scelto di fare il nostro lavoro. Quindi sono, grazie. D'accordo Gabri, anche noi devo dire abbiamo avuto il secondo che hai detto te, forse probabilmente culo, perché su 200 operatori circa tra medici e infermieri abbiamo avuto solo 4 tamponi positivi, non significa che siano stati solo 4 contaminati, ma perlomeno quelli accertati, e quindi devo dire che abbiamo ottenuto un buon risultato con accrocchi strani, vestendoci, te l'ho detto, da Teletubbies, con i sacchetti della Coop. Però ecco, alla fine il risultato l'abbiamo ottenuto. Speriamo che in un prossimo futuro, se ci sarà una nuova emergenza di questo tipo, arriveremo un po' più preparati. Gabri, dimmi. Ti volevo fare una domanda io a te. Voi avete un percorso di gestione dei pazienti dispnoici Covid o sospetto Covid? Avete una serie di procedure da mettere? Allora, l'area riservata ai pazienti con quindi già dal pre-triage un sospetto Covid vengono inviati nella nostra area gialla, che è l'area sporca, e quei due box che prima utilizzavamo per quindi i pazienti dovevano essere messi in isolamento, li utilizziamo quando il paziente deve essere intubato, va bene? Hanno una pressione negativa, per cui lo mandiamo lì e facciamo la procedura di tipo invasivo. In realtà, vi dico la verità, quando il malato è stato dovuto intubare, io non l'ho mai visto intubare in quella stanza, cioè è sempre stato intubato in altri box dell'HDU, sempre in gialla 2. Okay. Per cui aree non a pressione negativa, ora i dispositivi, allora in quel caso noi abbiamo comunque il medico di rossa, infermiere di rossa, sporco, e gli anestesisti con dispositivi FP3, per cui ecco, almeno quello ce l'abbiamo. Però ecco, l'FP3 lo utilizziamo esclusivamente qualora ce ne sia una necessità seria, perché in realtà se no sia il medico di gialla che il medico di HDU
sempre di sporca, stanno con l'FP2. Ora, questo spero che non cambi, perché ci è stato detto, insomma, ancora di scritto non c'è niente, però a fine mese dovrebbe esserci una riduzione ulteriore dei dispositivi di protezione individuale, però questo spero che non riguardi i pronto soccorsi di 118, perché se no se li vanno a prendere loro i malati, cioè, e non certo li ventileremo noi con una maschera chirurgica, o con due, o con tre, come vogliono. Cioè, è chiaro che i dispositivi di protezione sono fondamentali. Abbiamo quindi un percorso, però come ti dicevo Fede, purtroppo ventiliamo pazienti in NIV in aree che dove lo facevamo prima. Per cui, ecco... Gabri, ti confermo che anche noi ci siamo organizzati in questo senso. Cioè, quando andiamo in tempo di pandemia, ora se cambierà qualcosa anche dal punto di vista epidemiologico, poi ci organizzeremo, però in tempo di pandemia, con la nostra divisa sempre protetta di base con TNT, monouso, le vie aeree protette di base con l'FP2. Quindi siamo lavoratori e non possiamo andare con filtranti non certificati, non sicuramente con una mascherina chirurgica. Sono totalmente d'accordo. In tempo di pandemia, se cambierà qualcosa ci organizzeremo, nell'ambito comunque calcolo che noi andiamo in una cornice di linee guida e di indicazioni, di direttive che ci dicono di utilizzare la mascherina chirurgica. Sono nate in carenza di DPI e in funzione della carenza di DPI e non della protezione dell'operatore e della cura dei pazienti. Questa è una cosa su cui noi subito, immediatamente, ci siamo messi in traverso e abbiamo utilizzato fin da subito l'FP2 su tutti i pazienti. Sì, sì, no, lo so, anche come Simeo regionale abbiamo già mandato a chi di dovere l'informativa, per cui non si può certo ridurre la protezione degli operatori. Sapete, no, che insomma volevano eliminare l'FP3 da pronto soccorsi. Ecco, insomma, è chiaro che deve essere fatto un uso oculato, però non esserne in carenza, perché è veramente una sciocchezza. Perché purtroppo, come sappiamo bene voi più di noi, le intubazioni non è che vengono tutte, cioè non è che arrivano 10 minuti prima a dircelo che il paziente verrà intubato, per cui quando ci troviamo lì è bene averla la protezione, se no poi dopo, insomma, sappiamo. Sì, questo la viviamo tutti i giorni, perché ci portiamo dietro tutti i dispositivi di protezione, partiamo di base, eventualmente facciamo un upgrade. Smonto dall'ambulanza e ritorno vestito da Tetabis con la maschera di Decathlon, con i filtri, cioè con le corna, dove si vede le facce che fanno questi figli. Però alla fine mi sento protetto, lavoro più in sicurezza, il paziente poi se ne giova. Però ecco perché? Perché noi ancora, ribadisco, non ci abbiamo quello che voi avete avuto fin dall'inizio, cioè un filtrante FP3. Ora, se cade è perché ho pochissima batteria, intanto però io ve lo volevo dire grazie, e volevo dire a tutti che io e Michele qui in pronto ci vogliamo fare comunque fare tramite verso di voi. Chiunque abbia un'idea sui prossimi incontri o comunque qualunque tipo di argomento da approfondire, Mario e Fede sono sicuramente disponibili, e noi a fare da tramite, ad aiutare per organizzare. Io spero, cioè, lo sapete, cioè, spero sempre che l'integrazione sia sempre maggiore, che un giorno tutti si possa lavorare in un unico grande sistema, perché questo fa crescere noi che abbiamo scelto di fare questo lavoro, ma credo faccia crescere tutti e soprattutto il sistema, e faccia bene al malato. Per cui speriamo che chi arriverà da voi a dirigere e chi dirigerà tutti i pronti soccorsi siano della stessa opinione, che ci facciano fare dentro fuori, perché questo è il nostro grande sogno. Intanto grazie per le informazioni ci date, perché insomma sono estremamente utili anche per noi. Senti Gabri, vado avanti sulla parte della ventilazione, due parole. Sì, grazie. Mario, si rubo la parola. Allora. Vai Fede, vai pure. Mi ricondivido, vedete? Vedete? Sì. Mi confermi Gabri, vero? Sì. Sì, vediamo. Allora, ci sarebbe da parlare un'infinità. Il mondo della ventilazione è un mondo
veramente a parte, i nostri colleghi anestesisti sono più bravi di noi e sicuramente ci danno delle informazioni più, più importanti. Ovviamente noi parliamo da medici di urgenza, quindi adattiamo queste informazioni all'ambiente ospedaliero. Come ho fatto vedere all'inizio sullo studio di Gattinoni, i due fenotipi che hanno caratteristiche, non sto a dirle, fisiopatologiche diverse, tipo uno ha un aspetto prevalentemente interstiziale, tipo due consolidativo, ci sono due diverse modalità ventilatorie su questi pazienti, però ovviamente in ambito territoriale per ospedaliero è impossibile differenziare i due fenotipi, quindi non è praticabile attualmente. Quindi bisogna adottare una strategia ventilatoria che sia praticamente il più sicura possibile per i nostri pazienti e per noi. Il consiglio quindi è di ventilare questi pazienti con una ventilazione protettiva. Ventilazione protettiva che appunto sia a volume controllato o a pressione controllata. Per dire il tampone negativo. Ora c'ho Gabri sotto. quindi sia a volume controllato o a pressione controllata, ma a volume garantito. Comunque con pressioni ispiratorie non superiore a 15 cm d'acqua. Quello che vedete qui sotto è una tabella che riporta in maniera molto sintetica tutti i parametri ventilatori che devono essere impostati, diciamo, sul paziente, partendo da un tidal volume, quindi una ventilazione protettiva di 4-6 ml pro chilo di peso ideale. Una PEP si parte da 5 cm d'acqua e si valuta la risposta clinica anche fino a PEP che vanno al di sopra di 10 cm d'acqua, questo molto raramente, e nei fenotipi di tipo H, perché il fenotipo di tipo L, avendo una buona compliance e una una buona compliance polmonare e una bassa reclutabilità, si ventilano bene, si ossigenano bene con valori di pressione espiratoria, di fine espirazione tra 5 e 10 cm d'acqua. La driving pressure, sapete cos'è la driving pressure, è nient'altro che la differenza, diciamo, tra la pressione di plateau e la pressione di fine espirazione totale all'interno del sistema ventilatore paziente, quindi comprende sia la PEP da noi erogata che la PEP intrinseca del paziente. Mentre la pressione di plateau deve rimanere inferiore a 30 cm d'acqua, la frequenza respiratoria tra 15-20 atti minuto, poi ovviamente variabile a seconda delle necessità, la FiO2 anche questa variabile con l'obiettivo di mantenere una saturazione tra 94-98%. Quindi i punti fondamentali sono un tidal volume protettivo, iperprotettivo 4 ml pro chilo, protettivo 6 ml pro chilo di peso ideale. Un altro punto importante, come detto, è la PEP. Infatti abbiamo visto, scendendo un pochino più del dettaglio, il fenotipo di tipo L, come detto prima, risponde bene a bassi valori di PEP, proprio per le caratteristiche fisiopatologiche di questo polmone. Il fenotipo di tipo H risponde bene invece ad alti valori di PEP. Ora, proprio perché ha una bassa compliance e un'alta reclutabilità, cioè ci sono moltissime zone non areate, la componente consolidativa va per la maggiore. Quindi in questi, prevalentemente in questi polmoni ed in ambienti un pochino più protetti, non ovviamente l'ambiente preospedaliero, c'è di più la necessità, si ha la necessità di fare un PEP trial. Un PEP trial, cioè, vuol dire la ricerca del valore di PEP ideale per ventilare quel paziente. Ci sono un gran numero di metodologie per fare questo PEP trial, da metodiche più complesse, da terapia intensiva che a noi non ci riguardano, a metodiche più empiriche, da medico d'emergenza, meno precise ma comunque efficaci. L'obiettivo però di entrambe, in entrambi i casi, l'obiettivo è a tidal volume costante trovare il valore di PEP più efficace, cioè che corrisponde a un valore, è un po' difficile però
ora lo rendo comprensibile, cioè trovare un valore di driving pressure tale da rendere maggiore la compliance polmonare, che vuol dire, sono dei calcoli matematici, la compliance polmonare non è nient'altro che il tidal volume diviso la driving pressure. Quindi quando questo valore, quando troviamo un valore di PEP che corrisponde ad un alto valore di compliance polmonare, ci troviamo di fronte alla PEP ideale, cioè quella che si trova, quel valore di PEP che si trova poco al di sopra del flesso inferiore della curva pressione volume. Allora, questi sono dei metodi. Allora, questo è innanzitutto il nostro ventilatore, questo Monnal che abbiamo nelle auto mediche, recentemente acquistati all'inizio dell'epoca Covid, sono bellissimi ventilatori che ci permettono di fare tante cose. Questi altri due, vedete queste griglie, la prima diciamo quella della RDS Net che appunto ci permette di fare un PEP trial, ora però molti studi dicono che non deve essere utilizzata nei pazienti Covid perché viene da sé. Per arrivare a mantenere, diciamo, una saturazione tra 88 e 95%, noi bisogna somministrare praticamente determinati valori di FeO2 che corrispondano, come vedete dalla tabellina, a un determinato valore di PEP. Se per mantenere questa saturazione devo somministrare una FeO2 del 90%, devo dare una PEP di 18 cm d'acqua, che è estremamente alta e che può avere delle ripercussioni emodinamiche anche importanti. Ci sono altri metodi molto più precisi rispetto a questo e molto veloci, come il metodo di Pintado, che è un vecchio studio di qualche anno fa ma sempre in auge e che viene utilizzato ovviamente in ambienti più protetti anche come quello ospedaliero, che appunto, come si vede da questo secondo grafico, sfrutta ventilatori un pochino più performanti che permettono di fare una pausa inspiratoria di 5 secondi durante l'atto inspiratorio e calcolare la pressione di plateau, una pausa espiratoria sempre durante il solito atto e calcolare la PEP totale. La differenza tra la pressione di plateau e la PEP mi dà la driving pressure diviso, cioè il volume, il tidal volume diviso la driving pressure trovata, quel valore di PEP impostato, mi dà la compliance polmonare. In 10 minuti si riesce a trovare il valore di PEP che corrisponde al valore più alto di compliance polmonare. Poi ci sarebbe da parlare tanto, è molto complesso come diciamo argomento, se ne avremo l'opportunità in uno di questi incontri possiamo approfondire questi argomenti qua. Vi rimando un po' alle domande, vi tolgo la presentazione, questa è la bibliografia, ora mi interesserà, è giusto, ma queste presentazioni ve le facciamo avere. Allora, ci sono domande? Michele? Mario, te che ci siete? No, se c'è qualche domanda, se no... No, molto interessante. Mi ridisci un attimino la formula per la compliance polmonare? Come? Quello studio che dicevi adesso della compliance polmonare. Allora, la compliance, che volevi sapere, la formula matematica? No, sì, come si... È banale, allora sembra, perché è più difficile a dirsi e poi a farsi. La compliance non è nient'altro che la variazione di volume diviso la variazione di pressione. Se noi calcoliamo, se noi dividiamo il volume, il tidal volume, cioè che è un volume costante che noi impostiamo sul ventilatore a 4-6 ml per chilo, lo dividiamo per la driving pressure, che è quel valore che abbiamo trovato precedentemente, abbiamo la compliance polmonare. In modo, diciamo, non empirico ma meno preciso rispetto ad altre metodiche molto più complesse, però che ci permettono di trovare appunto un valore di PEP, diciamo, ideale per ventilare pazienti prevalentemente di tipo H, che sono quelli appunto che hanno necessità di valori di PEP più alti. Grazie. Ho visto Mario ha salutato Peyman. Ciao Peyman.
Niente, io... Vai. Allora, Fede, che ti dico? Grazie, ciao. Grazie a Mario, grazie a Fede. Grazie, grazie a voi. E speriamo di rivederci presto, organizzeremo di sicuro qualcos'altro, eh? E poi fateci sapere voi cosa, se volete, non lo so, se volete fare qualche incontro su qualche altro tipo di argomento, qualche tipo di percorso. Sì, te lo posso anticipare, se lo facciamo nel prossimo futuro con calma, sull'ecografia del paziente Covid. Noi stiamo cominciando il percorso di raccolta dati e anche un po' di esperienza, abbiamo implementato un po' una formazione che avevamo di base, proprio targettata sull'ecografia polmonare in corso di Covid. C'è qualcuno che lo faceva, qualcuno non lo faceva, quindi cerchiamo di ampliare un pochettino il raggio di competenza degli operatori. E mi farebbe piacere confrontarmi con voi per capire anche la vostra esperienza. In futuro poi vediamo anche il modo per farlo. E, bene, insomma, sicuramente. È il metodo. Interessante, perché comunque noi la faccio, cioè, poi per Payman chiaramente vi illustrerà quello che, però ecco, l'ecografia toracica viene fatta, è stata fatta, tutti i malati entravano in area sporca e quindi sì, anche... anche il database di immagini di Careggi è bello ampio e potrebbe essere interessante anche fare, utilizzarlo sul preospedaliero per vedere anche se si riesce a fare con uno screening, no? Cioè un... Sì, ci piacerebbe tanto anche cioè a parte Mario, Giuseppe Giannazzo si sta cambiando, ti vuole dire una cosa, te lo passo, questo ragazzo giovane Giannazzo che è appena entrato, mi sembra di capire. Te lo passo subito, io vi ringrazio. Ciao Gabri. Gabri, grazie a te. Grazie a te. Aspetta, eccoci. Ciao. Eccoci, Bellino, buongiorno. Ciao ragazzo. Come è? Siamo qui. Cazzo, vi ho mancato perché oggi ero incasinato, ma avete registrato l'incontro? Ma era il tuo argomento anche, Vale. Ehi, Bullozz. Bene, allora vai, bene, così almeno me lo fai vedere. Vai, buono. Senti, Mariuccio. Giuse, poi, ecco, poi ci ho provato io. Ci ho provato io, poi... Lo so che sei bravo ragazzo, lo so. Bello e bravo. Grazie. Senti, ora bello insomma, però bravo sì. No, ma sei fotogenico, mi piace. Sì, senti. Igienico, fotoigienico. Senti, giovedì, il secondo giovedì del mese prossimo, sì? Come sempre sai, sono le riunioni, allora hanno richiesto a gran voce che tu ci sia, io gli ho detto che ormai ha abbandonato i canguri e che sarai sicuramente con noi, lo facciamo, sì? In una stanza del web Careggino, che però penso che tu non possa accederci da un computer tuo perché c'è una limitazione di ingresso, quindi sarebbe, cioè magari se tu vieni qui si fa insieme dal mio, stiamo insieme, eh? Volentieri. Volentieri. Beh, mandami la data di precisa, WhatsApp, qualcosa, così io mi libero. Vai, va bene. Mariuccio, ti saluto, vi ringrazio per aver fatto questa cosa molto bellina. Mi grazie a tutti. Esserci stati, ma mi aggiorno, va bene? Bene, bene. Ciao Giuse, ciao. Buon lavoro. Ciao Bulletti. Ciao. Vai. Ciao a tutti. Allora. Ciao a tutti allora. Ciao, grazie. Ciao, a presto. Ciao.